Carnevale 2016 a Barcellona, siamo qui in compagnia dell'assessore agli eventi e spettacoli Gianluca Sidoti, un carnevale all'insegna della musica, dell'intrattenimento e anche dei carri allegorici, da come si preannuncia. Sì, sicuramente dico, dopo qualche anno in cui Barcellona aveva sospeso questa tradizione del carnevale che ha fatto parte della storia della nostra città, abbiamo cercato di riprendere, devo dire, abbiamo immediatamente ricevuto la disponibilità da parte di gruppi, da parte di associazioni, parrocchie, scuole, a voler intraprendere nuovamente questo percorso, questi festeggiamenti, dico, per le festività carnevalesche, con la costruzione e quindi poi di conseguenza la sfilata di questi carri allegorici per le vie della nostra cittadina. Al momento è una partecipazione di circa 12 carri allegorici che sfileranno in due momenti separati durante la settimana di carnevale. Avremo innanzitutto la domenica con un momento dedicato al cuore della città, che andrà da Pozzo di Gotto a Piazza San Sebastiano, e un secondo momento per un quartiere di periferia che è stato negli anni l'attore del martedì di carnevale, cioè i quartieri di Sant'Antonio, Sant'Antonino, San Francesco, insomma un ritorno anche in quei quartieri della sfilata. E dopo anni di assenza anche la città di Longano potrà godere del carnevale, e dico accordo raggiunto anche con Cecilia Gale, che rappresenta la chicca per questo tipo di manifestazione. Sì, la domenica avremo alla fine della sfilata dei carri, che prevediamo possa essere intorno alle 19:20, in un momento di riunione in piazza San Sebastiano, con uno spettacolo musicale a cui, sembrerebbe ormai certo, sarà la cantante, appunto, Cecilia Gale, insieme ad un gruppo formato da musicisti che intratterranno così la piazza e tutti i carri che faranno da sfondo a questa fine dei festeggiamenti per la domenica. Come sei arrivato, all'accordo con le associazioni, con i movimenti, affinché tutti dessero il loro contributo? Beh, sono susseguiti una serie di incontri. È importante dire che tutto nasce appunto dalla partecipazione e dalla buona volontà di chi ci sta mettendo del proprio in questo Carnevale 2016 a Barcellona. In passato magari si era all'interno di un circuito 3-4 anni fa in cui la regione sovvenzionava gran parte di questo tipo di manifestazioni. Oggi ci basiamo solamente sulle risorse del nostro ente e su quella che è l'iniziativa privata, a cui il nostro grazie va in maniera spontanea e abbastanza riconoscente. Barcellona ha bisogno di eventi come questi, ci sono segnali di risveglio già dalle festività natalizie e dal Capodanno, con una buona affluenza di pubblico nella città di Longano. Ma quanto è importante la sinergia tra pubblico e privato affinché diventa sempre più attrattiva a Barcellona? Sicuramente rimane fondamentale la collaborazione e la cooperazione tra l'amministrazione pubblica e i soggetti privati e soprattutto gli operatori economici. Dobbiamo dire che forse uno dei nostri cavalli di battaglia, stiamo cercando sia con appunto coloro che hanno attività sul nostro territorio, ma anche con le associazioni stesse, di creare una vera e propria rete di scambio di informazioni e di creare una vera e propria attività sinergica
Questo perché? Perché come abbiamo visto nelle festività appunto natalizie, Barcellona ha registrato un numero di presenze, di visitatori anche dai paesi limitrofi abbastanza importante ed elevato, con i picchi che abbiamo avuto poi nelle manifestazioni di Capodanno, nelle manifestazioni del Santo Patrono. Questo dico, non è solo presenza, ma si va a riversare poi anche nel settore economico di una città, perché chi viene vive la città, chi viene va nel bar, chi viene è attratto dall'attività commerciale presente. Per cui dico, al di là di quella che può essere una mera questione estetica, vivere una città, abbellirla e renderla attrattiva agli occhi del comprensorio non può che far bene sia all'immagine e all'attività amministrativa, ma soprattutto quello a cui puntiamo noi è quello di rendere Barcellona una città viva, di rendere Barcellona una protagonista della provincia, in modo che ci sia voglia di investire qui sul territorio. Non dobbiamo dimenticare quanti siano le nuove attività che stanno appunto impiegando sul territorio nuove risorse, e quindi dico, ci poniamo come obiettivo quello di seguire questa linea e di dare un aspetto a Barcellona al di là della mera e ordinaria amministrazione, anche di dare, dico, un volto nuovo a questa Barcellona, mi permetto di dire. Qual è l'obiettivo che l'amministrazione comunale e l'assessore quindi Sidoti si pone di questo carnevale, anche perché dico è una manifestazione che non si vedeva da tanto tempo? Sì, l'obiettivo che ci poniamo innanzitutto è quello di far divertire i barcellonesi. In seguito vogliamo ridare importanza a queste festività di Carnevale, perché forse è una fra le più sentite durante l'arco dell'anno. Se noi vediamo nei vari comuni, quasi un po' ovunque viene festeggiato il Carnevale, vengono appunto, dico, viene preparata questa sfilata di carri, e quindi anche qui non vogliamo essere da meno. Cerchiamo di fare il meglio, ripeto, appunto quest'anno si sta ripartendo dall'anno zero, chiamiamolo così, per cui è fondamentale l'aiuto che sta avvenendo dalle associazioni, dai gruppi, dai quartieri, dalle parrocchie, dalle scuole, che saranno loro i veri attori delle due serate. A quanto ammonta quindi l'operazione del Carnevale Barcellonese 2016? Approssimativamente possiamo dire che avremo una spesa per gli spettacoli della domenica che va intorno ai 3.000 euro, qualcosa di meno sui 2.000 per il martedì. Ringraziamo l'assessore Sidoti e alla prossima. Grazie a voi, come sempre gentilissimi.